Buongiorno ragazzi, nuovo giorno, oggi è mercoledì, siamo ormai a 3 settimane e mezzo alla prima gara. Stamattina nuovamente peso in down, nuovo record 83,6. Siamo praticamente a 18 kg e mezzo persi. Alla fine non so veramente a quanto arriverò di questo passo. Mi ero dato una previsione completamente errata. Vabbè, non pensavo neanche di scaricare così tanto, perché ormai praticamente è un mese e mezzo che sono a 150 carboidrati con delle ricariche una settimana, però comunque sono a 150, sono basso, quindi comunque ho tirato molto. Ovviamente la condizione ormai è, diciamo, quasi quella definitiva, manca veramente, mancano gli ultimi dettagli da togliere, un po' di acqua che magari è rimasta, però secondo me si tratta veramente di un chilo e mezzo massimo. Quindi a questo punto mi domando a quanto arriverò in gara. Può essere che arriverò a 82 kg. Ovviamente 82 kg non sono 3 kg in più rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso non avevo il tiraggio che ho quest'anno. A questo punto mi sorge anche una domanda, diciamo, abbastanza spontanea, perché una domanda, anche un dubbio, perché per esempio all'Olimpia adesso c'è la meno 90, no? E io mi chiedo, ma se io arrivo 82 kg in gara, praticamente non riempio la categoria, cioè sarei nella parte bassa. A questo punto forse avrebbe davvero senso tirare e arrivare a fare la meno 80, per quanto sia una cosa che odio, perché veramente, boh, quanto posso arrivare tirato, quanto posso arrivare grosso, non lo so, il dubbio resta. Però a questo punto, cioè, se fare la, andare in gara nella meno 90 a 82 kg, mi domando a questo punto che senso abbia, se a questo punto veramente non abbia senso soffrire un altro po', ma tanto, cioè, poi tolto il grosso, cioè non ci vuole niente, e arrivare a fare la meno 80. Però di questa cosa oggi ne voglio parlare col coach, perché io fino ad oggi non ci ho proprio pensato, cioè per me era scontato che avrei fatto la meno 90, perché inizialmente ero dell'idea che avrei fatto 86-87 kg in gara. Quando sono sceso 85, ho visto anche le gare di Madrid, e lì c'è la meno 85 che farò sicuramente, perché andando a fare pure magari un rebound, sicuramente il peso salirà, quei 2-3 kg, quindi sicuramente la riempirò quella. Però, diciamo, l'idea era poi di gareggiare nella meno 90 qui all'Olimpia. Però se a questo punto peso 82 kg, e io penso che tanto arriverò, perché sicuramente a questo punto, se tiro ancora, continuerò a scendere, mi chiedo, non è che mi conviene fare la meno 80 e mi trovarmi nel limite alto di peso, anche se comunque poi la meno 80 è una categoria difficile, perché l'ho fatta l'anno scorso, sebbene non avessi questa condizione, questo fisico, però la gente è molto bassa rispetto a me, perché io vado in gara ad 1,72 e mezzo, perché ovviamente con i liquidi non bevendo le vertebre si schiacciano e perdi quel centimetro e mezzo. Gente di 1,65, che ovviamente è molto più bassa e anche più grossa, però poi che fai? Puoi giocarti sulla condizione? Quest'anno sì, quindi poi le domande diventano tante. Ora ovviamente oggi parlo con Marco, vediamo pure che cosa ne pensa lui e valutiamo, ragazzi. Oggi devo fare 3 personal, il primo lo sto andando a fare adesso, e poi al pomeriggio mi alleno, tra l'altro oggi super allenamento con Davidone, che filmeremo, un allenamento bello pesante, petto e braccia, con un animale di 100 kg, quindi che mi ucciderà, e dopo vi faccio vedere l'allenamento. Quindi ora vado a fare il personal e a dopo. Allora ragazzi, oggi allenamento col più grosso di Matera. Matera, provincia Puglia. Oggi che facciamo? Petto? È Puglia, Matera. No, Matera, provincia Puglia, per dire che capito, è la, siamo il più gemellaggio. Grosso. Sei il più grosso, 100 kg di bestia. Che facciamo oggi? Petto? Petto e braccia. Non c'è, che sta lontano. State pronti che oggi è bello. Vale, petto, bravo. Questo facciamo petto e bravo. Io volevo fare... Adesso ripeto.
po' di spalle per controbilanciare un pochetto, cioè, se è lavoro. Così ci apriamo meglio pure sul, sul petto stesso, capito? Spalle ovunque. Allora facciamo un po' di petto spalle. Super serie. E poi ci facciamo un po' di braccine. Così dato che comunque sia siamo carenti. Guarda, sullo spessore. Tu che fa? Ma che facciamo? Spinte su inclinata. Spinte su inclinata con manubri e poi ci facciamo una leg machine dietro fino alla nuca proprio per tirare fuori la parte posteriore dei posteriori. Va bene, capo, andiamo. Allora, la forza vorrei farla su. Sì. Anche se non mangiamo le lenticchie, ce le abbiamo sempre per la vera. Vai, forza. Dai, forza che ti faccio il video. Sì, metti 80. Diamo il senso di tridimensionalità alle spalle, al parascapolare e a tutto il corpo. Guardiamolo. Le scavature. Sì. Scava. Il Grand Canyon. Ok. Notiamo un franziolo selvatico. Che ragazzi, c'è gente che ci mette anni. Dopo 6 mesi franziolo fa il front squat da solo e tiene anche bene l'asta. Ce non la sa tenere nessuno. Evidentemente ha avuto un ottimo maestro. Un ottimo veramente. Aspetta, ma si sta. Cosa ne pensi di questo esercizio, franziolo? Prima. Cioè, ti ho insegnato bene, no? Cioè, ragazzi. Bravo, bravo. Bravo. Dai, che facile. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. Candice.
adesso scopriamo se ho guardato i bagnati ho anche dei piccoli da lui. Se la prima fatto 10 lo farei 10, no? Una mezza sì. Sei un orso in evoluzione. Eila! In estinzione. Dai, eh! Striamo. Bravo. Spingi, spingi. Forza. Ah, bravo. Altro che 10. Dai. Da notare la tridimensionalità di questo essere. Continua, continua. Bravo. Oh, dai. Aspetta, c'è un altro. Chiudi la tira, 8. Vai toro. Let's go. Tira la maglia. Eva. Caramella. No. Vai. 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 So, bravo. Vai. Settore. Ultima. Bravissimo. Si sente? Porca. Dai. Strange. Strange. Primo round fatto. Cosa abbiamo adesso? Abbiamo la panca su multipower. Incominciamo a fare un po' di forza. Ma inclinata o piana? Inclinata. La portiamo a 45 gradi circa. Super serie o? Super serie sempre con i posteriori, sempre per dare l'effetto. E che facciamo? Ma se è lo stesso esercizio spesso. Cambiamo? No, facciamo un pulley con corda, alla pulley alto con corda, e andiamo a stimolare meglio la parte del parascapolare, perché comunque siete il bersaglio oggi sono petto e muscoli poi antagonistiche sono le spalle. Questo è il tipo di allenamento che piace a Davidone. Tu c'è da dire qualcosa? Si prova un nuovo PR. Allora, oggi Franziolo tenterà un'ora. Comunque, devo dire onesto, di tutto rispetto, cioè 35-35 a front squat. Non è facile. Cioè no, è... Ma me li fai pelare. No, no, non è da tutti, ma scherzi a parte, cioè è un bel carico, eh. Cioè per uno che sale da 6 mesi fare 35-35 di front squat, tanta roba. Quando vuoi di più. Ora non fare brutta figura. Vai. 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 Vai, bravo, in accosciata, continua. Bravissimo. Porca miseria, oh, ma... Vai, come vai, cazzo vai, lo vai. Fa bene, oh! Vai! Vai! Un altro! Ce l'hai, forza! Un altro, dai!
Bravo. Wow. Qua c'era anche il 40 e 40 secondo me. Compliments. Compliments. Bravo. Prossima settimana. Stay tuned. Oh, sfonda mi ti fa. Che so caramelle, oh. Ci sta. Oh, sfonda il multipower. Mi sei un cazzo di essi. Verrà ripreso. Sì. Let's go. Yes. Forza! Allora vedi quanto è grosso? Perché, perché deve diventare enormissimo! Devo promuoverlo, sta ragazzi! A scuola però! Senti! Devi stare dritto qua sì. Sì, e devi andare a spingere con me. Bravo! È questa che vuole. Sì, lo senti? Diciamo, alla fine di questo esercizio la parte della forza. Quindi ci fermiamo ad un peso che dobbiamo avere uno o due colpi. Lavoriamo sulla forza e poi andiamo a lavorare più sul... un range facciamo alto 10, qui facciamo forza. Sì. Forza, oggi ci scappiamo da situazione. Andiamo. Forza! Forza, forza! Bisogna stimolare il sistema nervoso. Quello è nervoso. Va bene. Non lo vuoi ragazzo? Attento a quello che fai. Le minacce. Minacce, minacce velate. Minacce velate. Attenzione. Attenzione. Attento a ciò che fai che ti ammazzo. Minacce su YouTube. Spessore. Dai. Dai, ancora, sono, stigi, bravo, sta scarichissimo il ragazzo, aspetta arrivo subito, lo ci devo andare. Vai, vai. Spinge! Quanto abbiamo menato? 70 e 70. Qua ci dobbiamo fare male oggi, va bene. No, non ci facciamo male. Ci facciamo bene. Non ci dobbiamo fare male. Ah, per di. Pur di. Uno, due, tre, là. Vai. Uno. Due. Ultima. Bravo. Bravo. Strezza, strezza.
Comunque tu sei nato per rompere i coglioni. Non te l'ha fatto il figlio, si è messo davanti con il bello. Oh, vedi che hai fatto pausa. Vedi se spingi. Dai. Dai. Spalle come le palle. Spalle come le palle di cannoni. Tu la vai, questo qui c'è. Allora, venga qui. Cosa prevede il menù adesso? Allora, ora facciamo una panca piana. Siccome non l'abbiamo fatta abbastanza. No, non basta mai, non basta mai. Aspetta, non basta. Andiamo a contrarre bene le fibre muscolari. Cerchiamo la contrazione massima. Sì. Con un peso che comunque sia, non sia tanto alto. Quindi 100 kg in tutto, tra aste e tutto. E facciamo un tipo di allenamento più sulla concentrazione. Quindi movimento più lento. Ma sempre super serie o no qui? Sempre super serie. E qui in super serie con cosa? Allora facciamo le alzate laterali con il busto. Quindi posteriori? Sì, sempre. Ah, posteriori. Alzate posteriori, ok. Sì. Va bene, andiamo, andiamo. Ste palle. Allora, petto fatto. Aspetta, cosa prevede il menù adesso? Come non abbiamo abbastanza, abbiamo spinto abbastanza, spingiamo ora con i tricipiti, viste così. Tricipiti e bicipiti ora. Tricipiti e bicipiti. Cosa prevede il menù? Super set, quindi facciamo spinte, ancora la multi power, presa strettissima. Super serie con? Con il curl bilanciere, quello a Z. Presa stretta? Presa stretta, sì, finché il morte non giri vite. E andiamo! Generalmente si fa preaffaticamento delle braccia e poi si spinge col petto. Noi petto, siccome abbiamo le braccia piccoline. Dobbiamo fare le braccia più grosse. Sì. Thank you.
Oh. Andiamo a vederci sti braccioni. Bravo. Le energie sono venendo meno. Ti piace non mangiare? Sveniamo ste braccia. Sveniamole. Sì. Sì. Continuiamo. Continuiamo. Sì. Bravissimo. Ok. Sembra copia. Vai. 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 Su. Cioè, la prima ora, un'ora e mezza. A pompa. Però poi crollo, ma perché stendimi ste braccia, stendi, butta il gomito appena in avanti, fammi vedere che me lo fai tagliare quel braccio. Sì, vai su Gian, su, ancora, bravissimo. Ultima, fino alla morte, forza, bravo, stendi, bravo, sì, bravo, sì, stendimi ste braccia, già, stendi, sì, stendi. È morto, e risorgerà. Allora, ultimo esercizio. Che facciamo? French press i cavi con superset, con un martello. Poi vediamo un pochettino, perché se c'è la possibilità lo facciamo sempre i cavi, presa inversa,
Se no? Lo prendiamo oppure con i manubri. Prendiamo con i manubri e facciamo il martello, sarà tranquilla. Va bene, andiamo. Ok. Sì. Bella sta combo mortale. Mi gusta. Dai. Bravo. Fermo con la testa. Fermo. Stende. Sì. Taglia, taglia. Taglia. Ciao Gianluco. Gianmarco. Sì. Sì. Continua. 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 Bravo, mi chiedo per me, faccio per le gambe. Fine? Siamo morti. Ma che c'è, le gambe dobbiamo fare adesso? Ma facciamo così 2 ore e mezza, 3 ore di gambe. Dalle 3:20. Sono le 6:20, 3 ore. 3 ore di palestra. Poi ci andiamo a mangiare la pizza. Riso e pollo. 3 weeks out, non si mangia. Si spinge e non si mangia. Riso e pollo. Al prossimo video con Davidone. Questa volta che alleniamo gambe. Gambe, gambe. Next time gambe.